nostri visitatori, panificatori artigiani, ci hanno fatto delle domande, specifiche, avevano dei dubbi su questo, ossia entra il cliente e dice: io vorrei del pane senza lievito. Allora, il motivo è molto semplice, cioè ricadiamo sul solito discorso. Perché il consumatore chiede senza lievito? Cioè, da dove nasce questa sua esigenza di chiedere senza lievito? Perché se è un'intolleranza, ricadiamo quindi nelle fake, nelle problematiche iniziali. Se è molto probabilmente un'intolleranza, perché in alcuni casi è una moda, perché si è stata lanciata anche come moda, cioè mangio il senza lievito perché fa moda, perché È fa vero, tendenza. un po' anche il In senza realtà, glutine senza, è un po', esattamente, ha il preso discorso qualche uguale strada è. similare. Grandi diciamo giocatori di sportivi hanno cominciato un po' a spingere su questo argomento. Infatti è una moda o una tendenza. Allora, se è una moda o una tendenza, è figlia della disinformazione. Perché tieni presente che, come dicevo prima, l'allergico non entrerà mai in un panificio a chiedere senza lievito, perché sa benissimo che è il luogo in cui lui, in effetti, per la sua problematica specifica, non potrà entrare. Quindi chi entra e chiede il senza lievito, bisogna riuscire a capire che è impossibile che ci sia in un panificio un prodotto definito senza lievito, perché, come dicevo, è fortemente contaminato. Quindi bisogna, è in linea di massima figlia di una disinformazione e non vorrei mai figlia di una moda, perché chi ha una vera e propria allergia direi che viene abbastanza offeso da una moda, da una tendenza.